Ciao Stelliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è un ospite super 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 gradito e super speciale, cioè mia sorella che sarà qui. Eccola qui! Allora, questo video in realtà è già stato richiesto da un sacco di tempo, ma l'abbiamo lasciato... tengo un bel lato, ho cambiato anche io. Decalizzato loro, dopo lo metti la torta. Vabbè, però... stavo dicendo, questo video è stato molto richiesto da voi da tantissimo tempo, tanto che non ce l'avevamo mai organizzato, oppure sì, ma alla fine non riuscivamo a farlo perché mancate per... sua figlia piangeva, ecco, è lo cioccolato, dove vai? Allora, oggi siamo qua, come avete detto dal titolo, per paragonare il parto mio, cioè io che partorisco a 15 anni e lei che partorisce a 20. Io che sono rimasta incinta a 14 anni e lei che è rimasta incinta a 20. Quindi la cosa è veramente... vediamo le differenze delle nostre gravidanze. Oppure io nel Covid e te nella cosa normale. È vero. Io ero in comunità, lei aveva il Covid. Dopo gravidanza un pochino sad alla fine. Ok, iniziamo subito. Chi inizia? Inizia tu, dai. Sei più simpatica. Ah, ma dovevi spiegarmi bene. Allora, sì, ti spiego. Ma te l'ho spiegato. Cos'è che si Che cazzo? Il fatto è che lei era tipo in comunità, quindi le sue cose erano più... io... beh, il fatto è che io venivo ogni mese alle tue ecografie. Sì. Però io potevo stare con lei, vedevo la selenio nella cosa. Ma questo non c'entra tantissimo l'età, questo c'entra più il Covid, ecco, perché sì, con me non poteva entrare. In entrambe le gravidanze, diciamo che c'erano state delle cose triste. Sì, esatto, molto. Lei avrebbe potuto avere la gravidanza perfetta, ma ho notato andata via da casa mia. Antipatica, andata via. Ce l'ha posto per me, perché non si che c'è di posto. Antipatica, andata via con Sebastian. Cioè, ragazzi, non mi sembrava giusto, cioè. E poi anche il Covid, una merda, cioè nessuno, io non ho potuto vedere lei che si apriva e che faceva uscire Mattia, cioè vedete cosa? Sì, bello. Un sacco, avevi filmato. Questo è un punto. Una pecca. Come si suoni? Non lo so, come... è da un sacco che non facevo video parlati così. Sì? Veramente un botto. Tu? No, io l'ho fatto l'altra volta. A parte il train how? Wow, ci siete mancati. Beh, alla fine comunque quando io ero incinta, il fatto è che io ero sempre da sola in casa, quindi anche te, a parte che erano quelli della comunità, però comunque non è sempre come quelli, se fossi con la tua famiglia. Vabbè, tu adesso parla, se devi... cosa devo fare? Allora, adesso facciamo così, facciamo il punto. Adesso lei inizia, o vuoi che inizi io o inizi tu? Inizi tu, il tuo canale. Ok, allora inizio io e inizierò a parlarvi della mia gravidanza, di come me la sono vissuta. Sarà tipo lo story time anche, e dopo passeremo alla sua di gravidanza. Quindi iniziamo. Allora, io, la mia gravidanza è stata molto molto triste, purtroppo vi giuro che se in futuro dovessi trovare la persona giusta... cioè, i figli molto più avanti, perché veramente la salita mi basta e avanza per il momento. Però se in futuro dovessi fare un altro figlio, io vi giuro che devo essere la persona più felice del mondo nella mia gravidanza, perché è stato tristissimo. Io mi ricordo un trauma e il cibo in comunità. Io sono andata in comunità che avevo 14 anni ed era marzo, ero al terzo mese di gravidanza. Mancavano pochi giorni perché io entrassi nel terzo mese di gravidanza. Il fatto è che io, tipo, sono rimasta incinta a dicembre, mi sembra. E niente, dopo che sono andata in comunità mi ero anche lasciata con il padre di mia figlia. E quindi sono tipo, ero tristissima come ogni ragazzina. Anche se non posso essere rimasta incinta dalla sirena, è normale che stai male per una relazione. Poi, essendo che ero il mio primo fidanzatino, è normale che ci stai molto male, no? Ecco, il punto era questo, mi ero depressa un sacco per questa cosa qua, mi ero depressa un sacco perché i miei genitori non erano accanto a me, mi ero depressa un sacco perché i miei fratelli non potevano stare insieme a me, cioè io in realtà sono stata male più che altro perché non sono potuta stare con la mia famiglia, me la sarei potuta godere benissimo la mia gravidanza, ma cioè perché alla fine io non è che sono andata in comunità perché magari i miei genitori non volevano che io...
avevo avessi continuassi la gravidanza. Alla fine io sarei benissimo voluta stare in casa, mia madre mi voleva in casa, avrebbe voluto che ce la vivessimo insieme questa cosa. Invece io li ho visti per la prima volta a lei, alla Kiki e a mia madre dopo un mese quasi, e a mio padre dopo la settimana dopo forse, o due settimane dopo. E dopo ho iniziato a vederli una volta a settimana per 2 ore. Era una cosa veramente tristissima, bruttissima. In pratica io mi sono vissuta tutta la mia gravidanza. No, non in pratica. Mi sono vissuta tutta la mia gravidanza in comunità. Mi sono vissuta tutto un anno intero il primo anno intero della vita di mia figlia in comunità. È stato veramente tristissimo per questo motivo. Mi ricordo che all'inizio, soprattutto tutta la gravidanza, fino al 9° mese e anche dopo, io piangevo tutti i giorni. Mi ricordo che c'era il diario della Selina e tipo in questo diario mettevo una goccina in ogni numero che passava. E era per significare tutte le volte che piangevo. E vi giuro che non c'era un numero senza la goccia. E poi tipo mi ricordo che a volte quando venivate a salutarmi, quando magari andavamo a mangiare di fuori, vi vedevo e io tipo cercavo di non piangere, però in realtà mi veniva un sacco da piangere. Mi sembrava tipo quelle scene da film tristissime in cui tipo vi vedo il rallentatore lì che sorridete, perché comunque loro stavano male ma cercavano comunque di farmi sentire a mio agio, di passarci bene anche soltanto quelle pochissime 2 orette. Poi io stavo a Fanno, loro sono di Rimini, erano 40 minuti di viaggio andata, poi c'era il ritorno, altri 40 minuti. Era veramente straziante. Loro facevano tutta questa cosa per me tutte le settimane, avanti, indietro. Era veramente bruttissima come cosa. Anche il mio compleanno, siamo stati 2 ore insieme, forse 3 ore quella volta. Io non sono stata al tuo compleanno perché io dovevo lavorare. Come tu non c'eri? Tu c'eri. Sì, quando non era che non c'era? Ah, una volta che dovevi andare al ristorante forse che non c'era. No, sì, era il compleanno della mamma. E della, no, era il compleanno della Kiki. Okay. Che poi ti abbiamo chiamato perché io stavo partendo. Quanto pianto. A Corso, mi ricordo che faceva la storia, che era in macchina. Era 160. Sì, ecco, però più che altro è stato per questa triste la mia gravidanza, perché è straziante, perché tu saresti potuta stare benissimo in casa, vivertela da Dio insieme alla tua famiglia, non stare male per un ragazzo, cioè comunque sarebbero dovute andare diversamente le cose, invece sono andate una merda. E mi dispiace un sacco per questo. Poi mi dispiace, mi piange proprio il cuore sapere che mia figlia ha passato il primo anno della sua vita dentro queste mura. Cioè che alla fine in realtà quando sono scesa nella comunità in cui c'erano madri e bambini sono stata già meglio, perché mi trattavano in maniera diversa. Perché prima, diciamo, prima quando la Serena, fino a quando la Serena ha fatto 1 mese, io sono stata in una comunità dove c'erano soltanto ragazze, adolescenti, e lì mi trattavano come se fossi una ragazzina. Invece quando sono scesa nella comunità delle mamme già mi trattavano in una maniera diversa, e era veramente triste, mi sentivo così male. Poi anche il cibo, cioè lei almeno ha avuto questa cosa qua, lei mangiava di tutto, io ero così contenta perché lei veramente era a volte mi arrabbiavo perché questo si faceva le insalate, no perché io non voglio ingrassare, perché io quella, io tipo no, mangia cavolo, mangia, tipo io quando ero incinta per mangiarmi un platano fritto, un chiplet, cioè dovevo aspettare mia madre la domenica che arrivava e mi faceva quel piatto, perché anche tipo tanto un brodo di quelli buoni di mia madre dovevo aspettare una settimana per poter stare con loro e mangiarlo. E in comunità mi facevano mangiare, cioè comunque io tipo vado, cioè non vado per niente d'accordo con le verdure, mi fanno proprio schifo, cioè purtroppo non mi piacciono, mi piacerebbe un sacco che mi piacessero ma non mi piacciono per niente. E a volte tipo quando loro facevano le verdure io dovevo mangiare o il riso in bianco o la pasta in bianco, oppure magari loro comunque, io mi ricordo che mangiavo un sacco spesso la pasta con il tonno o il riso con il tonno quando mi davano il tonno. È tristissima come cosa, vi giuro, è proprio triste. Il cibo è una delle cose più tristi che ci siamo lì. Oddio, che più che altro io comunque in casa mia ero molto abituata a mangiare cibo ecuadoriano, cioè cibo delle nostre parti. Là invece era tutto molto italiano e molte cose a me non mi piacevano. E altre cose invece ho imparato a mangiarle, soprattutto proprio nella comunità di sotto. Già là quando sono scesa infatti nella comunità delle mamme erano anche più, molto più morbidi anche sull'aspetto del cibo. Cioè mi facevano mangiare quello che mi pareva, cioè se facevano un cibo loro che a me non mi piaceva mi dicevano ok prendi qualcos'altro e tu ti cucini questo. Ed era già molto più semplice. E poi c'erano i turni. Era triste,
ok. In pratica è questa la mia gravidanza tristissima e penso di avervela fatto capire più o meno, cioè non riuscirei mai a farvela capire in 9 minuti che sono passati, però era un riassunto riassuntoso. Adesso passiamo alla sua. Vabbè, il mio non è che è stato così brutto come il suo, perché comunque una gravidanza in casa con la famiglia non è paragonabile a una gravidanza in comunità, poi alla sua età, se era molto piccola, ecco. E quindi, cioè, la cosa brutta appunto era per questa cosa del Covid, che nelle ecografie dovevo sempre stare da sola. Neanche se poteva. Neanche il papà di mio figlio poteva entrare con me a vedere le ecografie, oppure non lo facevano proprio entrare nell'edificio. Lui doveva aspettare di fuori e io dovevo fare appunto tutte le visite da sola, e questa era la cosa brutta di questo. Oppure il fatto anche che, beh, non, il fatto è che io mi sono trasferita da qua perché appunto dovevo già creare la mia famiglia, diciamo. E io sono arrabbiata ancora per questa cosa. Anche se loro sono comunque la mia famiglia, io dovevo creare già la mia di famiglia. E quindi ero... La pecca è che io abito lontano. E che abito proprio in culo e in non so cosa. Più che altro che c'è subito la strada. Esatto. Se ci fosse stato tipo anche se abitavo in centro, cose del genere, sarebbe stato già un pochino più facile, perché magari uscivo, facevo una passeggiata. Ma io quando esco c'è solamente un cane che morde sempre e basta, e macchine e moto. Quindi questa è stata la cosa brutta. E poi in quel periodo le mie amiche si sono allontanate da me e quindi non avevo nessuno. E quando lei veniva a casa, cioè sopra, che abitava il suo ragazzo, lì stavo con lei, con la Sele, e poi basta. E poi sì, questa è stata la cosa che tipo all'inizio io ero molto rigida sul mangiare e tutto quanto, e stavo sempre molto attenta, mangiavo un sacco di insalate, mangiavo poco, perché ho un sacco paura di ingrassare. Cioè il fatto è che sono sempre stata molto attenta, e perché... Quando io non sto attenta, mia mamma mi fa stare attenta. Quando vede che sto ingrassando un pochettino, mia mamma mi dice: ah, devi fare diete. Dio. Oddio. Oh, sto facendo una minna, scusa. E mia mamma mi dice sempre: stai attenta sul mangiare, non prendere questo, non prendere. Invece lei era da sola. E quindi dopo ho iniziato a mangiare tanto. E quindi dopo sono ingrassata. Cosa? Sesto, settimo mese. Quando stavo iniziando comunque l'inverno ho iniziato a mangiare tanto. Ma poi non aiutava il fatto che ero abbastanza tempo da sola, perché appunto se va a lavoro, sempre. La mattina dormivamo, poi lui andava al lavoro tipo verso le 3:30, 4:00 e poi tornava verso le 3. Verso le 3 di mattina. Perché mi annoio, magno. Esatto, io mi annoiavo un botto. Io guardavo un sacco di video, un sacco di cose, ma avevo sempre fame e per la noia anche mangiavo qualsiasi cosa, quindi dopo sono ingrassata. E poi è arrivato il punto appunto del parto, che avrei voluto loro vicino a me, si dice? Sì, vero? Sì. Avrei voluto che loro fossero con me. Poi Mati ha avuto anche questa cosa che, cioè, nel senso, non voleva nascere. Sì, esatto, ci ha messo tantissimo, giuro che è stata incinta per un anno. Venivo sempre qua, mia mamma mi faceva fare le camminate, salivo, scendevo le scale, la doccia calda, sono andata alle terme, ho fatto di tutto, e Mati non voleva nascere, poi mi hanno dovuto mettere dentro appunto all'ospedale, e sono stata 2 giorni in ospedale da sola e a far parire come... Ma prima, come le rimane? Poi tipo a te, non so, perché è una cosa che... Tipo la tua paura più grande durante la gravidanza. La mia paura più grande non è per colpa sua, è perché il fatto che io sono stata sempre molto vicino a lei nella gravidanza. E quindi io sono stata nel suo parto, non nel suo parto, nel suo travaglio, ecco. E questo io ve l'ho sempre detto. Però questo è stato proprio il mio trauma. I primi tre mesi io piangevo tutti i giorni, avevo troppa paura di partorire. Sì, questa era stata la mia paura, poi piano piano svaniva un po'. Io tipo, la mia paura più grande, mentre ero che mi ha seguito per tutta la gravidanza, finché non ho visto la Serena, è stato che non lo so, per qualche... Morisse? Non so, magari che gli succedesse qualcosa di brutto in generale. Cioè, finché io non l'ho vista fra le mie braccia, che era tutta sana, completa, cioè sì, tutta, che comunque stava bene, sorrideva, era così carina,
era. No, hai detto te era. Era così carina, cioè la sigla adesso è bella, ma è anche un po' impetuosa. Però, cioè, io è veramente una, non so, secondo me è una cosa che hanno tutti. Magari adesso ciao, possiamo iniziare ciao a parlare, cioè, a non a frequentarci, non è il caso. A comparare, a paragonare i nostri party. Allora, te, ah, che poi è una cosa molto simile alla nostra, perché in pratica io tipo sono entrata all'ospedale il 2 settembre, che mi ricordo che era il compleanno della Cristina. Lei è entrata il 6, il 6 dicembre. Poi dopo il 3 era tutto dal 3 tipo verso mezzogiorno è entrata le contrazioni. Te il 7 quando? Io li ho avuto il 6 tutta la notte e poi il 7 non l'ho avuto per niente, perché io avevo le shortine e basta. Ok. Poi il 3 settembre anche le tutte contrazioni. Invece io fino alla cioè la mattina del 9, del 9 no, l'8. Sì, l'8. L'8, cioè non ne avevo, continuavo con. E dopo la cosa tuffa è che al quarto giorno, che tipo la Selena il 4 settembre a mezzanotte e mezza, lei tipo sempre al quarto giorno, sempre che l'8, però la notte era già passato tipo al 9, era esatto, il 20, alle 20, alle 00:23. Ecco, cioè è una cosa molto 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 simile, è vero, una cosa così carina, non so come, no, no, ti giuro, è una cosa carina. Allora, lei sicuramente mi ha aiutato veramente un sacco e a me sarebbe veramente piaciuto tantissimo, secondo che sto Covid veramente è stato bruttissimo, cioè tutte le donne che sono rimaste incinte in questo periodo, cioè mi dispiace un sacco per loro, perché avrebbero, che poi parliamo della foto della Chiara Ferragni. Cioè no ragazzi, dai, non... Vabbè. Cioè è una cosa troppo triste, perché lei avrebbe potuto averci tutti sul serio, tutti lì a aspettare lei e Mattias che uscissero, e invece non ha potuto, cioè pure io ho avuto questa fortuna, questo piacere, c'era mia sorella che mi ha seguita durante tutto, non so, scrivendo tutto il travaglio finché stavo per partorire, le commissioni. Finché stavo per partorire, mia mamma gli ha detto esci, perché magari dopo ti traumatizzi, si è traumatizzato lo stesso. Beh, dovevo entrare, solo che poi mia mamma ha detto non entrare in sala parto, che dopo ti traumatizzerai e dopo non vorrai più partorire. Forse ha fatto bene, perché io sono stata già impaurita solamente col travaglio. Sì, però allora io... Tu alla fine è entrata a fare quella... Ho provato a farlo ma non mi aiutava. No, come no? Ti giuro che a me la respirazione mi ha aiutato tantissimo. Poi il corso preparato te l'hanno fatto fare. L'ho fatto, però era online, era orribile. Cioè non scrivevo anche niente. Questa cosa qua è brutta. Cioè mi dispiace così tanto. Poi tipo la cosa più brutta del parto, a parere mia, sono quando ti devono misurare la dilatazione. Perché tu in pratica c'hai il dolore della contrazione e dentro ti vengono a ficcare ste... Io sinceramente avevo paura di questo. Questa era la parte che avevo paura, perché io sentivo, io sono entrata con lei, quando gli ho messo in vita lei gli ho urlato. Sì, perché io tipo non avevo mai, cioè non avevo piangere, cioè sentivo molto molto male ma non piangevo. Appena mi sono proprio sentita stupro, ragazzi, cioè non sto scherzando, perché a parte che c'erano tipo tre persone davanti a me, quindi tre dottori, e questa cosa qua mi ha proprio... Io avevo paura di questo, però non avevo male, neanche l'ultima volta che ero già di 10 cm non ho sentito male, perché io non l'avevo, perché mi misuravano quando io avevo la... come si chiama? L'epidurale, quindi non ho sentito dolore, grazie al cielo. A te prima qui non te l'hanno fatto? Eh? A te prima, cioè tipo appena sei entrata non te l'hanno fatto? Sì, però non è che mi... No, perché io quando sono entrata mi hanno messo i palloncini dentro. Lì non era con le dita, mi hanno messo le macchinari dentro. Ah, è vero, che poi ti ho detto che ti ha fatto male quella cosa dei palloncini, sì, che ti è scoppiato. Sì, mi... Oddio, è stato orribile, cavolo, è stato orribile. Quella sì è stata orribile, non lo auguro a nessuno. A lei gli hanno fatto fare tipo i shortini? A me no. Prima i palloncini, che erano appunto... Ti aprivano appunto la vagina con un macchinari e ti mettevano con delle forbici dentro dei palloncini che dopo venivano gonfiati con del liquido e mi sono esplosi, quindi hanno dovuto rifarlo ancora. Quello è stato orribile, proprio. Orribile, orribile. Però il fatto che mi mettevano le dita, alla fine non ho sentito il dolore.
parte è la cosa più brutta del parto. Cioè, quella spinta in realtà è la liberazione. Poi è finita. È stato orribile spingere. Io ho spinto 2 ore, lei in mezz'ora. No, io proprio... Che poi, ragazzi, che disagio, che vergogna. In pratica, io non... Cioè, ci sono delle cose dove tu... Dove tipo sono vicino ai tuoi piedi e tu tiri per aiutarti a dare la spinta. Raga, io sono qua, sono 1,56 m, non ci arrivavo. C'era mia mamma che mi ha preso la mano e me l'ha fatta arrivare lì, cioè per farvi capire la scena. E dopo ho spinto 3. Bien hecho por tontas. Per avere la pazza. E l'epidurale? L'epidurale a me mi ha fatto male. Avrei, cioè, io l'ho detto anche lei, non farlo. Sinceramente, se io dovessi ripartorire, cioè, oddio, non lo so perché. Ok, magari sì, mi è aiutato perché ho dormito qualche minutino. Ma anche perché dopo mi hanno dovuto mettere di nuovo quel gel per farmi. Sì, perché mi si erano. No, sì, perché mi si erano fermate le contrazioni. Che ti hanno messo? Non lo so. Perché io ho avuto tutto il tempo la l'ossitocina. Però penso che era questa cosa. Perché io ce l'avevo dall'anno. No, a me è un gel che... Non me lo so. Forse è quel gel che mi non lo so all'inizio, quei palloncini. Sì, secondo me sì. Ah, tipo, quelli fa male. Mi si erano fermate le contrazioni quando mi hanno messo l'epidurale, quindi mi hanno dovuto di nuovo indurre il gel, indurre le contrazioni con il gel. E quindi, secondo me, cioè, non lo so, alla fine era... Faceva male lo stesso, non è che non faceva male, faceva... Fare lo stesso anche con il coso. Poi mi ricordo che c'era quella dottoressa che vi giuro la prenderei a schiavi se ce l'avessi davanti. È tipo un ago che ti va messo dietro la colonna vertebrale. E non so, c'è tipo un nervo che io poi ho le contrazioni fortissime e loro ti dovevano conficcare. Stavo in ferma, stai ferma, ma stai ferma cosa? Ma mi fa male, cioè, come cavolo faccio a stare ferma? E io piangevo. C'era la dottoressa che mi abbracciava e quell'altra, non quella che mi stava mettendo l'ago, e fa: ah, guarda che continui a fare così, non trovo più. Ma sta scherzando, beh, sta scherzando, la stavo per tirare dai capelli, giuro. E, ma faceva un male, cioè, quindi io se dovessi rifare un altro figlio non è più durale. Io invece vi direi proprio fatelo, perché quella è stata proprio la mia salvezza. Io ho una paura appunto per questo, perché lei le aveva fatto malissimo, invece io non ho sentito assolutamente nulla. Io mi sono inginocchiata, devi mettere la testa in giù, tirare sì, più che puoi la schiena. Non ho sentito neanche quando mi hanno messo l'ago dentro, sentivo tipo il liquido freddo, ma forse era lo scotch anche che me lo incolavano fino qua sopra. Chi è caduto? Ah, oh, è caduta lei prima. Oh, no, la nonna. Oh, la nonna. Itta. E quindi io non ho sentito niente, mi ha aiutato anche perché potevo anche dormire. Ho dormito ore io con l'epidurale, ore. Intanto mi dilatavo. Quindi per me è stato assolutamente... Popcorn! No. Ve lo consiglio. Io lo farei 10.000 volte. No, ragazzi, il parto naturale è più figo. Un parto così deve essere naturale, non ci può essere naturale. No, in pratica io... Ero lì, gli ho detto: mamma, guarda, secondo me ce la faccio senza lei. No, tu adesso fai l'epidurale perché io sto più male di te. Era così la scena, vi giuro, non sto scherzando. E niente, alla fine mi ha fatto fare questo epidurale, ma un male. Alcuni mi dicevano sotto i commenti che sentivano tipo come se gli strappassero la pelle. No, ma è perché mi sembrava che c'era tipo un nervo che lei me la ficcava lì. Infatti a me tipo, io mi muovevo. E quindi, stai ferma io, io non ho sentito proprio niente. Ogni volta tipo mi durava tipo un'oretta e dopo magari 1 o 2 ore così, dopo io iniziavano i dolori, io non li sentivo qua nel sotto, io li sentivo proprio nella vagina, il buco. Ricordatevi proprio la respirazione, non mi ha aiutato. E poi tipo le donne che urlano mentre stanno partorendo, cioè no magari sì, mentre sto spingendo. No, più che altro durante le contrazioni, ecco, diciamo quello. Io ho detto magari provo ad urlare che magari mi sfoga un po'. Ma è uno sforzo di più alla tua pancia, quindi si fa così la tua pancia. Ma sei spaventata, piangi. Io piangevo un po', sacco, e se si piange, ma io volevo urlare, non ci riuscivo proprio. Non mai popcorn. Non lo so, non. Io non riuscivo ad urlare perché... Mi faceva più male la pancia se urlavo, perché si stringeva, cioè non lo so, ho capito, quando piangi fai forza. Esatto. Però io pianto quindi un sacco. Vabbè, pianto anch'io, però no, però urlare no, solo quando ho fatto 2 urli. Che poi io non mi ricordo nemmeno di aver urlato. Tu mi hai detto che mi hai sentito urlare. Io non lo ricordo. Io ho sentito il mio cuore che spezzava quando ho sentito urlare. E poi c'era la scena così. Io
No, però forse nell'ultimo io non neanche urlavo. Quando è uscita la testa è stato difficile. Le membrane. Sì, poi ci sono. È uscito tutta volta. Ma te quel tipo ti hanno preso niente? Ah, te no, non te sì. L'hanno detto? Mi hanno detto pochi. A me due. Però la signora di Comea l'avevamo preso 5 fuori e 20 dentro. Ok ragazzi, penso che abbiamo finito di raccontarvi molto brevemente, perché ovviamente ci servirebbe un libro per raccontarvelo filo per segno. Ma ve l'abbiamo riassunto molto, spero che abbiate un pochino capito. Lei appunto ha partorito a 20 anni. No, lei è rimasta incinta a 20 anni ed ha partorito sempre 20. Sì. Io sono rimasta incinta a 14 anni e ho partorito a 15. Adesso mia figlia ha 2 anni, quest'anno a settembre ne fa 3. Il mio tra 3 giorni fa 9 mesi. Piccola matematica. Vuoi altri popcorn? No. Andiamo a fare altri popcorn per la Selena. E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. E se volete altri video così, dateci delle idee, magari per fare altri video così insieme. Ok, quella non è acqua però, amore. Ci vediamo ad un prossimo video, amore. Grazie per aver guardato questo video. E se non lo fate ancora, mi raccomando, vi ricordo di seguirci sul nostro Instagram, che vi lascio qui da qualche parte. E anche sulla descrizione troverete il suo canale e il suo Instagram e tutto quello di cui avete bisogno. Ci vediamo ad un prossimo video.